Ho sempre pensato che fare politica non dovesse essere un mestiere, ma un dovere, soprattutto quando ci si rende conto che con le proprie competenze e il proprio apporto le cose potrebbero migliorare. Penso inoltre, anzi ne sono convinto, che la classe politica e dirigenziale di questa epoca dovrebbe essere costituita da persone che hanno un elevato senso del dovere civico delle istituzioni e che abbiano elevate competenze per ricoprire quei ruoli che poi gli vengono affidati. È inammissibile, infatti, che la pubblica amministrazione sia diretta da persone il più delle volte non all'altezza del compito che gli viene affidato o da persone che non intendono la cosa pubblica come un'azienda al servizio del cittadino. È proprio per questi motivi che intendo sottoporre la mia candidatura alla scuola di politiche al fine di acquisire quante più nozioni possibili e immaginabili da poter poi mettere al servizio del cittadino.